del ciclo di quest'anno organizzato dal Centro Studi Antonio Valletto e la Fondazione per la Cultura Genova Palazzo Ducale, che quest'anno riprende da una parte il titolo generale che Antonio Valletto aveva dato a dei cicli di incontri quando era ancora in vita, all'inizio degli anni 2000, diciamo degli anni 2000 fino all'anno della sua scomparsa, cioè Parole per la città. E poi come tema specifico quello di disuguaglianze, lavoro, nuove tecnologie. Quindi il baricentro dell'interesse quest'anno si è spostato su una tematica di carattere sociale, che era anche nelle corde dell'impegno di Don Valletto, perlomeno degli ultimi 20-30 anni del suo percorso. E questo ciclo, che è stato coordinato da Vittorio Coletti e Lorenzo Caselli, che oggi non possono essere tra di noi e si scusano, questo incontro mette a fuoco il tema delle nuove tecnologie, in particolare dell'intelligenza artificiale e delle problematiche etiche, sociali che derivano da questo e dall'impatto di queste tecnologie sulla nostra vita, sulla vita di tutti i giorni, anche sul presente e sul futuro. Lo facciamo questa volta con una formula un po' diversa dal solito: c'è un confronto tra due diversi specialisti, uno specialista di tecnologia, il professor Roberto Cingolani, e un filosofo, un amico e collega da tanti anni, insomma, Adriano Fabris, che dialogheranno fra loro, faranno una presentazione ciascuna e poi intesseranno un confronto fra di loro. Ricordo ancora che giovedì prossimo ci sarà l'ultimo di questi cinque incontri su un tema quanto mai scottante, cioè il futuro del lavoro. Negli incontri precedenti abbiamo trattato appunto le disuguaglianze, la sostenibilità e poi il tema della globalizzazione con le sue ricadute sull'Europa e sull'Italia. Diciamo, l'incontro di oggi vede come protagonisti un esperto di tecnologia, il professor Roberto Cingolani, che è attualmente il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha sede a Genova, e in questa veste ora è particolarmente impegnato oggi perché domani, in maniera abbastanza inaspettata, ci sarà una visita del Presidente del Consiglio, Conte, e quindi deve poi, finito il nostro incontro, dovrà andare sul luogo di lavoro per organizzare o per finire di organizzare tutti i preparativi per questo incontro. Ce l'hanno detto oggi alle 11, quindi, quindi non lo sapevamo. Quindi ecco, se dovrà andare via, insomma, però insomma finiremo quasi l'orario solito anche questa sera. Il professor Cingolani è stato membro di ricerca del Max Planck Institute di Stuttgart, poi visiting professor all'Università di Tokyo e poi professore verso l'Università di Richmond di ingegneria elettronica e poi professore qui in Italia all'Università di Lecce. Le sue pubblicazioni sono di carattere scientifico, ma anche in parte di carattere divulgativo. Citiamo quelle due più accessibili, credo, a noi che siamo profani di queste cose, che sono Il mondo è piccolo come un'arancia, una discussione semplice sulle nanotecnologie del 2014, e poi Umani e umanoidi, che è più vicino alla problematica del nostro incontro di questa sera, Vivere con i robot del 2015. Presento subito anche il professor Adriano Fabris, con il quale insomma abbiamo una lunga consuetudine, siamo colleghi, e poi il professor Fabris si è anche specializzato qui in filosofia all'Università di Genova con una tesi guidata da quello che è stato anche il mio maestro filosofico, cioè Alberto Caracciolo,
in anni insomma non recentissimi, ma comunque tra le sue numerosissime pubblicazioni ricordo qui che sono di filosofia teoretica, di filosofia morale, di filosofia della religione, io non ricordo queste, perché sono tante e sono molto importanti, ma ricordo quelle cose un po' più vicine al tema di questa sera, e uno è Etica della comunicazione del 2006, Carocci, poi Etica delle nuove tecnologie del 2012, edito dalla Scuola, che è un po' credo la cosa più corposa che ha fatto su questo tema. Poi ricordo delle cose più recenti, due cose più brevi, più recenti, ma che dice anche il confronto del professor Fabris con le tematiche attuali, come Twitter e la filosofia del 2015, e Il tempo esploso, filosofia e comunicazione nell'epoca di Twitter, che appunto riguarda questo tema. E poi, ancora più recente, del 2018, Etica per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, uscito da Carocci. E ricordo ancora un'ultima cosa, perché riguarda più da vicino il Centro Studi Balletto. Il professor Fabris è stato nel 2010 a tenere una relazione nell'ambito di un convegno ad Albenga sullo spazio sacro, poi nel 2015 ha tenuto un corso della scuola di alta formazione etica e società di Albenga sul tema dell'etica del dialogo interculturale e interreligioso, e poi ha curato insieme a Elisabetta Colagrossi il volume che è nato da questo corso, che si intitola Etica interculturale e interreligiosa, uscita da Mimesis nel 2017. Bene, dopo ha curato anche, dico anche questo, Etiche applicate, che è una guida insomma curata, che è importante per il tema di questa sera. E finisco qui la presentazione ringraziando i due relatori della loro preziosa presenza e poi il pubblico qui presente. A loro la parola. Buonasera, grazie per questo invito, per questa opportunità di confrontare due mondi diversi, però sempre più incrociati, sempre più vicini, perché alcune delle problematiche che stiamo studiando ormai hanno un disperato bisogno di scienze umane, che detto da un tecnologo può sembrare molto strano. E allora, in questi 22-23 minuti in cui parlerò, vorrei lanciare alcuni messaggi e soprattutto decomporre un diagramma molto disordinato che attualmente è quello che si legge un po' e si sente da tutte le parti relativamente all'intelligenza artificiale, alla robotica e a quello che in realtà è la quarta rivoluzione industriale, perché ormai come tipo di diciamo di conteggio siamo arrivati a questo punto. Allora, vediamo dove siamo in questo momento. Siamo nel 2016, il governo americano con il suo ufficio di scienza e tecnologia, The White House Office of Science and Technology, che è un organismo che aiuta il Presidente, assiste il Presidente americano, ha fatto un grosso studio, un grosso documento sulla Good AI Society, cioè sulla società della buona intelligenza artificiale. Ve lo traduco molto rapidamente: sulla falsa riga dell'entusiasmo della Silicon Valley, viva l'intelligenza artificiale, ci sono due o tre cosette, tipo l'etica che si risolve con la trasparenza, un po' così, un po' di attenzione alla cyber security, però alla fine viva l'AI. Ovviamente, diciamo, pecca di ottimismo. Dall'altro lato, la comunità europea con l'ufficio legale, Legal Affairs Office della European Parliament Committee, tipico taglio europeo, tutto leguleio, poco competente ma molto formale, ha fatto un lavoro sulla robotica, spinto essenzialmente dai governi tedesco e francese, e la Good Robotics Society, la buona società robotica, e ha trattato cose tipo l'impatto della robotica sulla forza lavoro, che è un problema, e alla fine se l'è cavata dicendo facciamo leggi, facciamo commissioni di esame, di inchiesta, commissioni qua, commissioni là, mettiamo una serie di paletti e con i robot convivremo bene. Anche questo è assolutamente un approccio preistorico. E questi sono i due continenti che tirano. L'Inghilterra ha fatto un terzo documento che in realtà, con pragmatismo tutto inglese, non ha aggiunto molto, però almeno è ordinato, no? Ha detto una serie di cose semplici ma utili. I robot sono oggetti multiuso,
gli umani, non i robot, sono gli agenti responsabili. Deve essere sempre chiara la natura artefattuale, quindi artificiale, del robot. Una serie di robe scontate che però leggerle nero su bianco non è male. Quindi questo è dove siamo oggi. Dopodiché c'è tanta stampa, c'è tanto, insomma, si sente parlare di un sacco di roba, e vediamo chi sono questi robot, cos'è l'intelligenza artificiale, vediamo dove siamo. Io qui provo a fare un discorso molto generale, no? Però cercate di seguirmi almeno nell'impianto. Il primo concetto che pochi toccano è il cosiddetto embodiment. L'embodiment in italiano è avere un corpo, incorporarsi. Quindi noi abbiamo dei robot che sono embodied, che quindi hanno un corpo. Avere un corpo vuol dire che possono attuare lavoro, no? Fare dei movimenti. Spostare questa bottiglia vuol dire attuare lavoro. E delle macchine che non hanno un corpo, non sono embodied. Adesso, dipendentemente dal fatto che siano embodied o non embodied, che abbiano un corpo o non ce l'abbiano, queste macchine possono essere stupide o intelligenti. La stupidità, l'intelligenza, quindi il fatto di essere autonomo o cognitivo, prescinde dal fatto che la macchina abbia un corpo o no. Facciamo un po' di esempi. Se vogliamo prendere una macchina che ha un corpo, quindi che attua lavoro e che è stupida, prendiamo una ruspa, perfetto, è l'esempio. Non temiamo la ruspa perché la ruspa non ci fa concorrenza, è più forte di noi, lo accettiamo, ma siccome la guidiamo noi non la temiamo. Queste macchine aumentano la produttività, aiutano gli umani e da quando l'essere umano esiste, con la leva, con la ruota, eccetera, cerca di aumentare le sue performance fisiche, la sua forza, la sua velocità, grazie alle macchine. Queste macchine sono embodied, cioè hanno un corpo, attuano lavoro, fanno delle azioni fisiche e sono stupide, non hanno bisogno di intelligenza perché le guidiamo noi. In tempi recenti, grazie alla crescita della potenza di calcolo dei computer, la stessa che porta questi telefonini oggi a fare gli stessi conti, un telefonino così fa miliardi di operazioni al secondo, esattamente come i supercomputer che erano sull'EM quando negli anni 60 atterrammo sulla Luna, ok? Quindi la vera differenza è che oggi abbiamo delle macchinette che con poche decine e centinaia di watt fanno un sacco di conti. Queste fanno operazioni molto complesse che possono simulare una capacità di pensiero, di decidere, che è tipica di un essere vivente. Poi ci torniamo, però. Allora, se noi mettiamo un cervelletto di questo genere dentro la macchina che ha il corpo, facciamo una ruspa intelligente che potrebbe essere in linea di principio in grado di decidere quale palazzo abbattere, quale macerie rimuovere. Allora dice, ah, questa cosa qui un po' ci minaccia, no? Perché non temevamo la ruspa perché tanto era stupida, adesso cavolo, la ruspa pensa, cominciamo come specie a sentirci minacciati. Umanoide, macchine autonome aumentano la produttività, però rimpiazzano gli umani nei lavori di routine manuale, ma ci sostituiscono quando gli ambienti sono pericolosi. Quindi ogni tecnologia ha un lato scuro e un lato chiaro. Andiamo dall'altra parte, macchine che non hanno corpo, quelle stupide le conosciamo, si chiamano TV, telefono, radio, ce l'abbiamo da sempre, servono a comunicare, non ci hanno mai preoccupato, le abbiamo usate volentieri, al massimo dicevamo ai bambini che diventavano un pochino imbecilliti se vedevano troppa TV. In tempi recenti a queste macchine è stata data una grande capacità di calcolo, sanno risolvere algoritmi, simulare problemi. Allora ecco che la televisione è diventata smart TV, il telefono smart telephone, i computer sono diventati delle macchine potentissime che ci battono a scacchi, ci battono a Go, che calcolano i modelli finanziari, i modelli climatologici, sono molto più potenti di noi. Sino ad oggi non ci siamo preoccupati del computer, perché come accettavamo la ruspa più forte di noi fisicamente, accettavamo la macchina più veloce di noi a fare i conti. Tanto non si poteva muovere. Però nel momento in cui questo supercomputer è stato messo dentro un corpo, la cosa ci ha cominciato a preoccupare. La preoccupazione, ne parleremo fra un attimo, io spero di dimostrarvi che è abbastanza stupida per sé, ma ha delle implicazioni sociali, etiche, filosofiche, legali, comportamentali enormi, che non hanno a che fare con le macchine che impazziscono e ci levano il tappetino sotto i piedi, e vi spiego dopo perché, ma semplicemente hanno a che fare con l'utilizzatore, cioè con chi queste macchine le programma, le costruisce e le utilizza. Ci torneremo con calma fra pochi minuti. Quindi l'attenzione oggi va rivolta a macchine che hanno un corpo, quindi robot, e a macchine che non hanno un corpo, il cosiddetto cloud internet, che però sono maledettamente capaci di fare miliardi di operazioni al secondo e di risolvere problemi molto complessi, cosa che noi chiamiamo intelligenza artificiale, che nulla ha a che vedere con l'intelligenza reale, umana,
però è una forma di intelligenza algoritmica, risolvono problemi molto complessi molto in fretta. Vi dico sin d'ora che se prendete un supercomputer e gli dite calcola le previsioni meteorologiche con precisione, lo fa meglio di qualsiasi umano. E se lo fate giocare a scacchi con un campione del mondo, lo fa meglio di qualsiasi umano, perché è talmente veloce a fare i conti che riesce a simulare le prossime 5.000 mosse in mezzo secondo e nessun umano ce la fa. Dal punto di vista del calcolo, questo è forza bruta, esattamente come la ruspa ha forza bruta nel movimento fisico. Se però dite al supercomputer aggiustami il cesso perché ho otturato, non lo sa fare, perché esistono troppi cessi, perché esistono troppi modelli di otturazione, esistono troppe variabili che richiedono improvvisazione, esperienza, e lì simulare non serve, lì servono i dati. Devo aver visto tutti i bagni otturati nella storia dell'umanità sperando che ci sia un caso simile da trattare. Allora abbiamo spostato il piano dell'intelletto da avere una memoria storica di tutti i casi possibili, i big data, a sapere improvvisare l'essere umano. E qui lascio la parola a chi ne sa mille volte più di me, ma questa è la sostanza. Allora, qui vi faccio vedere un robottino, lo conoscete perché è il CAB qui di Genova, questo ormai è l'umanoide che è più diffuso al mondo, ce n'è una quarantina, è una macchina cognitiva. Adesso vedete una cosa carinissima, no? C'è un tizio dietro che cammina su una pedana, notate che qui l'uomo fa il criceto, cammina sulla pedana e sta sempre là, e il robot fa l'uomo, si muove. Questa è una remote operation, è una teleoperazione. Quel povero ragazzo è in realtà virtuale, quindi vede nel suo monocolare quello che vede il robot, si muove su una pedana come il criceto si muove sul rullo, e il robot invece interagisce con l'essere umano. Fantastico per certi versi, perché un giorno questo robot sulla Luna costruirà una casa per me, che non voglio rischiare l'essere umano in un ambiente pericoloso. Ma nello stesso tempo, culturalmente la sfida è formidabile. Chi è il robot qua, secondo voi? Però è una grande tecnologia, no? Questo, diciamo, anche qui c'è del buono e del cattivo e ne potremo discutere a lungo. Bene, vi faccio vedere invece un'altra cosa. Questa è, parlano tutti di industria 4.0, no? Allora, vedete, qui c'è una ragazza che sta verniciando un pezzo. Quelle cose arancioni che ha sul corpo sono dei sensori che misurano la sua fatica. Nel diagramma che vedete qui a destra, a un certo punto si vede che la spalla diventa rossa, semplicemente perché la ragazza, a forza di tenere la pistola così, si affatica, la pistola pesa 3 kg. Il robot misura, sa, wireless, la fatica che fa la ragazza e accompagna il pezzo in modo tale che la ragazza possa riprendere la sua azione faticando di meno. Vedete? Ritorna in una posizione che fa fare al muscolo meno fatica. Ora la ragazza si inginocchierà. Stessa storia, è una posizione da bestie questa, no? Immaginate di essere un operaio che deve fare questa cosa qui per 3 ore al giorno. A un certo punto vedrete che i sensori qui diventano rossi, vedete la schiena, i lombari, le caviglie, perché c'è troppo stress. Il robot è intelligente, sa che questa cosa avviene, allora cambia la posizione del pezzo in modo tale che l'operatore possa operare meglio. Questo è un evidente caso di interazione uomo-macchina in cui la macchina fa un ottimo lavoro per l'umano. Adesso, è ovvio che se io la programmo al contrario, posso programmarla per dare il pezzo in testa all'umano, no? Ma non mi dite che la macchina è pericolosa, ovviamente. Se guidate la vostra automobile, se guidaste la vostra automobile a 180 all'ora in città, il problema non sarebbe l'automobile, il problema sarebbe colui che la guida. Ciò nonostante, vedete, applicare un'intelligenza alla macchina, la macchina ha la sensibilità di capire che la persona si stanca e l'aiuta in modo da non farla stancare. La prossima evoluzione in industria 4.0 sarà questa. Qui ne vedete altre. Vedete, quella macchina che c'è sotto quel quadrupede è stato studiato per interventi come il nuclear decommissioning delle centrali nucleari, per lavorare in sistemi, in ambienti di alluvioni, di catastrofi, che qui a Genova siamo tutti esperti. La macchina che vedete qua sopra addirittura è un centauro, ha 4 zampe, però vedete, si muove. Notate che qui c'è un tizio qua dietro che fa dei movimenti con un esoscheletro e la macchina li ricopia fedelmente, no? Allora, qui di nuovo il concetto è che questa macchina ha 4 zampe per camminare in ambienti dove non si arriva nemmeno con i cingoli, e dopo che ci è arrivata può operare, non so, per salvare qualcuno o raccogliere qualcosa, mentre l'operatore è assolutamente al sicuro. Queste tecnologie noi le abbiamo usate anche ad Amatrice per fare le misure all'interno delle case, per vedere lo stato delle crepe, no? Quindi, volete trovare del buono, lo trovate.
Volete trovare della maleficenza? La trovate. Perché queste macchine, le regole su queste macchine dovrebbero essere sulla maleficenza e sulla non maleficenza. E questo è chiaramente un settore, qui alzo qualche palla, sono sicuro che poi Adriano le riprenderà. Le prospettive sono enormi, noi prendiamo una di queste macchine, a differenza degli umani la facciamo a pezzi, perché tanto non è un problema etico farla a pezzi, e qui vedete c'è una mano che a questo punto, collegata a uno dei nostri pazienti, viene educata come protesi. Vedete, il paziente qui sta muovendo il moncherino e la sta educando ad aprire, chiudere e girare il polso. Questo è un brevetto di pochi anni fa, adesso è un prodotto sul mercato. Allora, erano esempi, però dove volevo arrivare? Nel rapporto uomo-tecnologia ci sono due cose che non bisogna perdere mai di vista. La prima, non bisogna temere quello che non si conosce, bisogna studiarlo. So di aver detto una cosa pesantissima, perché la parola studiare oggi evoca scenari apocalittici, ma non bisogna temere quello che non si conosce, bisogna studiarlo. Seconda cosa, che non è molto sconnessa dalla prima, ogni azione ha una conseguenza. Quindi, è vero che la tecnologia è amorale, è vero che la tecnologia non ha colpe, è vero che la tecnologia, la bomba intelligente non è che ammazza il nemico e riconosce l'amico, è programmata per non sbagliare l'obiettivo, qualunque esso sia, però se io la faccio, deve essere chiaro che c'è una conseguenza, quindi devo studiare, devo capire e non devo far finta di ignorare che ogni cosa non abbia una conseguenza. È facile nel 2019 dire, toh, abbiamo i mari pieni di plastica. La plastica è stata inventata nel 1950 e sono 70 anni che sappiamo che non è biodegradabile e sono 20 anni che ne produciamo 300 milioni di tonnellate all'anno. Adesso, o eravamo tutti in vacanza, oppure qualcuno ha fatto finta di nulla, no? Ecco, quindi ogni azione ha una conseguenza. Dopodiché la plastica è utile, però lo sapevamo. Allora, quello che è successo in questi ultimi anni non è diverso da quello che è successo in passato. Ogni tecnologia, il motore a scoppio, il telefono, la ruota, si è insediata, si è propagata, è diventata di uso e dominio pubblico e ha cambiato i costumi delle società. Ha realizzato delle rivoluzioni industriali, delle rivoluzioni dei trasporti, nelle comunicazioni. Se andiamo a vedere gli ultimi secoli, qualunque tecnologia, il telefono ci ha messo 40 anni a diventare una tecnologia di tutti i giorni, l'automobile 60. I sistemi idraulici 100. Allora, è vero che ogni tecnologia ha soppiantato dei posti di lavoro, per carità di Dio, è verissimo, ma ci ha messo 15 generazioni, cioè il progresso tecnologico era intergenerazionale. Per dirla in maniera semplice, il lavoratore faceva tempo ad andare in pensione mentre la tecnologia evolveva, ma non perdeva il lavoro per la tecnologia, perché c'era più tempo per metabolizzare l'innovazione e quindi c'era più tempo per educare i cittadini, modificare i programmi delle scuole, aggiornare i lavoratori e alla fine il saldo era sempre positivo. Ogni tecnologia ammazzava qualche lavoro ma ne creava di nuovi. Un tempo veniva la trebbiatrice a motore, il contadino perdeva il posto ma diventava magazziniere. L'equazione ha funzionato. Adesso non è diverso, però succede tutto in 7 anni, in 8 anni. Allora il cambiamento è intragenerazionale. In una generazione mi cambiano 4 famiglie tecnologiche e io il lavoro lo perdo 4 volte. Quindi se ammesso che mi vada bene l'aggiornamento del primo lavoro, già sul secondo comincio ad essere in difficoltà, perché io finisco di studiare a 18 anni o a 22 se ho fatto l'università e sino a 70 quello che ho imparato mi deve andare bene. Allora, per diversi secoli è stato così, negli ultimi 3-4 decenni non è più così, ed è un problema persino per chi insegna, perché gli insegnanti dei nostri figli, io sono laureato in fisica, mi sono laureato nell'85, se non facessi il mestiere che faccio, la laurea in fisica dell'85 che ho fatto io è roba da dinosauri rispetto a dove siamo ad oggi, e avrei difficoltà a insegnare fisica se non fossi aggiornato. Chi non fa questo aggiornamento? Allora, se guardate questo diagramma, questi sono gli anni che ci ha messo una tecnologia a diventare pervasiva. Il telefono scoperto 1870 ci ha messo 50 anni a diventare pervasivo. La televisione scoperta nel 1925 ce ne ha messi una ventina.
Il web, 1990, in 5 anni ha soppiantato tutto. Capite che chi ha cominciato a lavorare nell'era web, pensate all'e-commerce, cioè, ha avuto un problema pazzesco, perché nessuno l'aggiornava e questa roba va troppo veloce. Allora, primo messaggio. L'innovazione si metabolizza, perché noi siamo esseri senzienti e le cose le dobbiamo capire, metabolizzare, assorbire. La società è un modello neurale, no? È un cervello. Allora, noi qui dobbiamo dire, ci siamo resi conto che per il semplice fatto di aver cambiato dal pulsante al touchscreen sono fallite delle multinazionali della telefonia? Per il semplice fatto di aver cambiato dal nitrato di argento delle pellicole fotografiche alla camera CCD di silicio sono fallite le grandi case della fotografia? Ma queste hanno messo in crisi PIL di paesi, non sciocchezze. Che cosa è cambiato? L'interruttore è una resistenza, il touchscreen è un condensatore. Dal punto di vista tecnologico è un cambiamento microscopico. Altro che l'intelligenza artificiale e la robotica. E ha fatto zompare il PIL di paesi interi. Allora, noi dobbiamo accelerare la capacità di adattamento e riconversione dei lavoratori e dei cittadini, investire sul cittadino, avere la formazione continua, facilitare la riconversione. La scuola finisce a 18 anni, va bene, ma l'informazione, lo scambio, no. Dov'è il patto pubblico-privato con cui si crea una catena di competenze a cui i lavoratori e i cittadini accedono? Non c'è. Cosa fa la scuola per adattarsi? Io ho 57 anni, ho figli di 24, 20 e 10, abbiamo fatto tutti e quattro le guerre puniche 3 volte. Ora, con tutto il rispetto per le guerre puniche, però ai miei tempi il coding non c'era, ai tempi dei miei figli un po' di coding servirebbe. Allora io farei una proposta, una guerra punica in meno su 3, la facciamo 2 volte, e mi fai 6 mesi di coding, no? Ma è veramente il minimo quello che sto dicendo. In futuro avremo gli infermieri digitali, quelli che faranno i servizi alla terza e quarta età, i professionisti del biotech che costruiranno le parti del corpo umano con la 3D printing, organi artificiali. Rimarranno gli artigiani, ovviamente, perché quelli serviranno sempre, idraulici, falegnami. Ci saranno gli architetti digitali, gli architetti dei materiali, i manager dell'energia, perché avremo sempre più un sacco di sorgenti, fotovoltaico, idrogeno, harvesting, no? Non sapremo come gestirla. Avremo i tecnologi del cibo, i giardini verticali, il packaging, la tracciabilità. Questa roba non si improvvisa e non è come dire al contadino vai a fare il magazziniere, perché c'è un tale aumento delle competenze necessarie che queste competenze le deve dare qualcuno, in un momento in cui le competenze sono osteggiate. Allora, bisogna essere catastrofisti o entusiasti? Nessuna ideologia. Non si può fare ideologia, bisogna parlarne e, come dicevo prima, studiare. In questo momento, se guardate i dati del World Economic Forum, sondaggio su tutte le multinazionali, alla domanda quali sono le strategie industriali sul futuro del lavoro, il 65% delle risposte delle multinazionali più grosse del mondo è: dobbiamo investire nella reskilling, cioè nell'aggiornamento dei nostri lavoratori. 65%, cioè questo lo dice Google, lo dice Amazon, per loro che fanno questa roba ti dicono: stiamo andando così veloce che non riusciamo a stare nelle nostre scarpe, stanno dicendo questo. Immaginate uno che corre così veloce che esce da se stesso, è esattamente la stessa cosa. Seconda domanda, quali sono gli ostacoli al cambiamento in ambito industriale? Sempre le multinazionali, World Economic Forum, quindi 51% dicono comprensione insufficiente dei cambiamenti distruttivi. Ma vi rendete conto? Cioè, questi fanno la tecnologia e non si rendono conto, mentre la fanno, di che cosa stanno facendo, perché non l'hanno pensato nemmeno. Ma questo succede anche a noi. Quando noi abbiamo fatto iCab non avevamo mica capito che avevamo le protesi, che avevamo la pelle artificiale, cioè non ce l'era venuto in mente perché facevamo un altro sport. E poi le menti preparate colgono le opportunità, ed è così che il progresso diventa troppo veloce. Bene, chiudo con una nota però che non dovete dimenticare mai. Perché l'intelligenza artificiale poi alla fine non è tutto sto gran pericolo e il pericolo resta l'uomo? Perché qui dovete sempre avere il coraggio di ricordarvi che la natura fa una cosa e noi la scimmiottiamo. Allora, quello piccolino è mio figlio, quell'altro pure, però è fatto di viti e bulloni. Allora, mio figlio, come tutti noi, ha un cervello tridimensionale che è fatto per il 70-65% di acqua. A proposito, approfitto per dire,
L'acqua nel corpo umano cambia con l'età. Quando si è piccoli è il 70%, invecchiando diventa di meno, circa 55. Quindi la media è 65, non è 90 comunque. Allora, mio figlio ha un cervello tridimensionale con qualcosa come 100.000 miliardi di sinapsi. Ogni sinapsi fa partire un messaggio. Questi si parlano fra di loro, ogni sinapsi parla con 10.000 sinapsi vicine, è un sistema tridimensionale. Il risultato è che con 40 watt, che è la stessa potenza che vi può dare un pezzo di cioccolata quando lo mangiate, mio figlio e tutti noi siamo in grado di fare all'incirca 10 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Ricordatevi, 10 milioni di miliardi di operazioni al secondo. In un secondo, uno, il mio cervello ha fatto 10 milioni di miliardi di operazioni perché ha controllato le mie fibre, i miei nervi, i miei ricordi, i miei sensi, tutto quanto. Una macchina può fare questo? Certo, assolutamente sì. Certo. Però gli serve un computer grande come questa stanza che consuma 30 megawatt. Quindi non è che non si possa fare. Si può fare. Ma ve l'immaginate il robottino accanto a mio figlio, che è grande come mio figlio, lo vedete, la foto è reale, no? Ve l'immaginate quel robottino lì che ha una testa grande come metà di questo androne perché ci deve mettere il suo cervello di silicio? Ovviamente non sarebbe pratico, avrebbe bisogno di una centrale elettrica sua indipendente. Non sarebbe una macchina. Allora, come può funzionare? Come può farmi concorrenza questa macchina? Allora, numero uno, la macchina da sola non mi fa concorrenza, perché al massimo c'ha questo, che più o meno è quello che entra nella sua testa sferica, e quindi con 200 watt può fare 100 milioni di operazioni al secondo. Dall'altra parte noi 10 milioni di miliardi. E con 1300 watt, che è circa la metà di quello che avete a casa nel contatore come disponibilità, dopo 2 ore scarica. Allora, è ovvio che se parliamo di un'entità umana e di un'entità artificiale, le mettiamo in competizione, non c'è storia. Non c'è storia, punto. Perché? Prima vi dico perché, poi vi faccio vedere come si bypassa il problema. Perché noi siamo stati evoluti in 3 miliardi di anni e la natura alla fine ha trovato la strada migliore. Tutti gli esseri viventi, dalle piante agli esseri viventi, agli umani, sono fatti da 6 atomi. 6. Ossigeno 65%, carbonio 18%, idrogeno 10% e poi un po' di azoto, un po' di calcio, un po' di fosforo. Il 99% della nostra composizione è fatta di 6 atomi. Dopodiché, se cambiate la loro posizione nello spazio, diventa una scimmia, un cavallo, un albero, una pianta, cioè una roba viva. 6 atomi. Adesso vi dovreste chiedere, ma allora la tabella degli elementi, che ne ha circa 120, a che serve? Tutti gli altri atomi servono a fare il resto, ciò che non è vivo. E noi come scimmiottiamo l'essere vivente? Con gli altri atomi, perché di metallo, di silicio, di rame, di oro. E infatti per fare ICAB o per fare questo servono da 30 a 50 atomi. Quindi, siccome io non sono in grado di prendere gli atomi selezionati dall'evoluzione per fare un sistema ottimizzato che fa 10 milioni di miliardi di operazioni al secondo con 40 watt, lo posso scimmiottare prendendo 50 atomi di un altro genere che per fare qualche milione di operazioni vuole 1300 watt, e quindi è ovvio che sto scimmiottando con materiali sbagliati. Però ci siamo inventati il cloud. Allora, il cloud è intelligente, perché io ho un computer grande come questa stanza, ce ne sono 4 o 5 nel mondo, in grado di fare persino molte più operazioni di quanto fa il nostro cervello. Costruisco 1 miliardo di robot, tutti stupidi, come iCab, e li collego wireless, come questo, al cloud. Se ci pensate, ho fatto un'altra specie. Noi, autonomi, individuali, pazzi, irriproducibili, capaci di slanci di amore e di tremendi atti di cattiveria, gli umani. Dall'altra parte, un solo cervello, uno, grande come questa stanza, che consuma un sacco di potenza, però probabilmente da solo, individualmente più potente del mio, del suo, però è uno. E 1 miliardo di macchine idiote attaccate wireless, come dei telefonini che però hanno braccia e gambe, è un'altra specie, dove c'è una mente collettiva e 1 miliardo di esseri viventi attaccati a questa mente. Questi downloadano e uploadano le routine, io faccio un uovo alla Roberto, lo insegno al mio robot, il mio robot uploada sul cloud e il tuo robot, se tu vuoi un uovo alla Roberto, downloada quel programma e lo fa. E così diventa una competenza, una conoscenza collettiva di quest'altra specie. Questa specie convive con noi. Noi autonomi individui, pazzi, matti, ci siamo inventati la democrazia per darci delle regole. Loro, fuori da qualunque specie biologica,
una mente, un miliardo di corpi. Allora, a questo punto, le due osservazioni con cui concludo sono queste. Allora, una, è evidente che qui il problema non è che questi qui un giorno impazziscono e prendono il potere, il problema è chi c'è in mano il cloud. È evidente, perché quel signore o quella signora, che saranno 4 o 5 sul pianeta, che ha il repositorio globale dell'intelligenza di queste macchine, decide cosa fa questo miliardo di macchine. E qui la palla va ai giuristi, agli etici, cioè io non, per me non saprei da dove partire, ma certamente se c'è un codice della strada per le automobili, qui serve ben più di un codice della strada, eh? Ok, ed è il primo punto. Secondo punto, però qui possiamo parlare di cose più tecniche, che concludo, è: ma perché un robot intelligente dovrebbe voler dominare? Allora, l'essere umano, come ogni specie vivente, ha dei limiti. Il primo limite è: se muore non risuscita, quindi si deve alimentare costantemente. Per questo ha un apparato digerente, ha una biochimica che gli fa avere fame, e nella catena evolutiva il maschio alfa è il primo che sceglie il cibo. Quindi il dominio serve a dire: io ti meno perché così sono il primo a mangiare. Istinto di sopravvivenza. La macchina non ce l'ha, perché non ha apparato digerente. Perché non ha apparato digerente? Perché se si scarica, ricarica la batteria. Quindi una macchina non ha biologicamente, biochimicamente, quella serie di mancanze di inibizione che la vogliono far primeggiare sui suoi simili. Banalmente perché non mangia e non ha paura di morire, perché se muore si riaccende. Quando io spengo il computer lui non ha paura, perché poi lo riaccendo. Se voi spegnete me, c'ho paura perché poi non mi riaccendo. Secondo punto, io sono rappresentante di una specie, ho un apparato riproduttivo con una biochimica molto sofisticata che vuole che la mia specie continui. La macchina questa cosa non ce l'ha. L'80% di quello che ha fatto l'uomo nella sua storia era sostanzialmente andare a prendersi la roba degli altri, perché voleva mangiare bene, vivere bene e far dominare la sua specie su quella del vicino per mangiare prima e riprodursi prima. Il maschio alfa è quello che sceglie la femmina e sceglie il cibo per primo. Questa è una legge di natura. Questi sono effetti biochimici collegati a due apparati riproduttivo e alimentare che il robot non ha. Quindi il senso del predominio il robot non ce l'ha. Non avendocelo, questo rischio non c'è. Purtroppo però c'è un altro problema, che se io non ho questi elementi non posso essere deprivato, non si può punire un robot, cioè non si può dire al robot: ti levo da mangiare perché sei stato cattivo, ti limito la libertà perché hai violato una regola, ti spengo perché hai violato una regola, chi se ne frega, poi mi riaccendo e mi ricarico. Allora, se io non ho la paura, non ho il principio di premio e punizione, io non posso applicare un modello educativo. Il robot non si educa, perché non esiste la punizione, non esiste il premio, banalmente, è una macchina. Quindi la conclusione di questa chiacchierata, e mi scuso se sono andato lungo un pochino, la conclusione di questa chiacchierata è che si parla a sproposito di questa pericolosità dell'intelligenza artificiale, di queste macchine cattive, ma di che? Per i motivi che vi dicevo. La vera cosa che bisognerebbe dire è come l'utilizzatore, il programmatore, colui che queste cose le fa, le pensa, intende utilizzarle e quali regole vuole mettere sul piatto per fare in modo che questi siano non maleficenti, non nuociano agli utilizzatori. Dopodiché, che noi proiettiamo i nostri difetti biologici, biochimici, ormonali sulle macchine, è un problema nostro. Siamo noi che siamo così stupidi da pensare che una macchina possa avere i nostri problemi di fame, di sesso. La macchina non ce li ha e quindi la macchina non farà mai nulla contro di noi. Semmai sarà il suo programmatore che attraverso la macchina tirerà fuori le sue frustrazioni, le sue voglie di diventare maschio alfa o femmina alfa, non voglio fare casi di genere. E questo è il punto fondamentale. E quindi con questa nota tecnica lascio la palla a chi si occupa della parte umana, che probabilmente vi potrà spiegare le cose un po' confuse che ho detto io. Grazie. Grazie al professor Cingolani per questa lucida e vivida esposizione. Adesso la parola passa al professor Fabris. Si sposterà per utilizzare. No, mi sposto appunto perché tecnico. Così, ecco, perfetto. Ci siamo. No, grazie anche da parte mia per questo invito, soprattutto grazie per il fatto che tutto questo si svolge sotto l'egida, nel ricordo di Don Antonio Balletto. Ebbene, è importante
ricordare questa persona e quello che ha significato. Io ringrazio Cingolani perché proprio mi ha aperto una strada e io direttamente mi ci inserisco. Lo ringrazio anzitutto per un motivo personale. Avete sentito la generosa presentazione dell'amico Gerardo Cunico? Io ho fatto tante cose nella mia vita, adesso ho capito perché. Dovevo tenermi aggiornato, dovevo costantemente aggiornare. Quindi ho cominciato con interessi di ermeneutica, poi filosofia della religione, eccetera, eccetera. Ma ecco, adesso i problemi sono questi. E allora la sfida che credo non solo io, molti di noi hanno, è quella di utilizzare la riflessione, quindi la filosofia che appunto è una modalità di riflessione professionale su certe cose, per capire meglio determinati fenomeni, determinati problemi. E noi qui siamo in un momento in cui, in un'occasione in cui questa riflessione la possiamo fare insieme, possiamo prenderci tempo per fare questa riflessione. Allora, il problema, Cingolani l'ha detto splendidamente, è quello di una corretta relazione fra esseri umani e macchine. Di questo si occupa l'etica, cioè quali sono i criteri e i principi delle relazioni che l'essere umano intrattiene con il mondo, con gli altri esseri umani, con se stesso. Che cosa vuol dire far bene determinate cose, comportarsi in maniera giusta, agire in termini corretti? Che cosa accade però? Ecco, io qui per sviluppare il mio tema, la relazione tra esseri umani e dispositivi artificiali, mi limiterò, perché non posso parlare di tutto, Cingolani ha già fatto le distinzioni tra intelligenza embodied, incorporata, senza corpo, stupidi con corpo, senza corpo. Io mi limiterò ad un determinato tipo di rapporto con determinati tipi di dispositivi che noi possiamo avere. I dispositivi che servono per comunicare. E lì vedremo che su questo terreno troveremo degli esempi interessanti che ci permetteranno di allargare il nostro discorso a quelli che sono i criteri e i principi appunto del nostro agire in relazione non solo con noi stessi, con gli altri esseri umani, con il mondo, ma anche con dispositivi artificiali. Perché qual è il problema? Punto 2. Questi dispositivi, quelli a maggior ragione quelli che comunicano, sono capaci non solo di comunicare, ma sono capaci di comunicare con un certo grado di autonomia. Questo elemento, il fatto cioè che determinati dispositivi, lo smartphone, quello che è già stato mostrato da Cingolani, che tutti quanti abbiamo noi in tasca, eccetera, magari nella tasca di uno di noi o nella borsetta di una di noi in questo momento comincia a suonare. È certamente una questione di relazione, vabbè sì, perché non l'ho spento, perché non ho messo il silenziatore, eccetera, eccetera, ma è programmato questo dispositivo per dare un segnale che dice c'è qualcuno che ti sta cercando da un'altra parte. Quindi ha una modesta, limitata autonomia, cioè è regolato e si autoregola in questo modo. Quando c'è un input avviene appunto questa risposta. Allargate il discorso a dispositivi, anche quelli che ci ha fatto vedere Cingolani prima, che in qualche modo sono in grado di interagire e quindi di modificare determinati, virgolette, comportamenti in relazione con il loro ambiente. Se trovano un ostacolo vanno da un'altra parte, pensate a un dispositivo, non so se è stupido o intelligente, ma insomma il tosa erba automatico, se c'è un ostacolo gira da un'altra parte e va a rasare l'erba da un'altra parte,
Bene, pensate appunto questo tipo di relazione e vi rendete conto che cambia la nostra percezione del rapporto che noi abbiamo con il mondo. Perché? Perché mentre fino a qualche decennio fa i nostri comportamenti erano orientati, determinati dalle relazioni che noi potevamo avere con altri soggetti come noi, razionali, sentimentali, emozionali, eccetera, ma insomma erano soggetti agenti come noi, se sempre le nostre relazioni fino a qualche decennio fa erano legate alla imprevedibilità di determinate situazioni ambientali, che in molti casi non eravamo in grado di controllare preventivamente, però iniziavamo a determinare particolari scenari per poter evitare danni. Adesso i nostri comportamenti devono entrare in relazione con altri soggetti agenti. Sono solo che sono agenti non come noi, sono agenti costruiti da noi, sono agenti artificiali. Questo comporta una apertura di problemi, di problematiche che deve essere affrontata, che deve essere affrontata. Lo diceva molto bene Cingolani, né catastrofisti né entusiasti. Dobbiamo pensare, dobbiamo studiare, dobbiamo riflettere, dobbiamo prendere giustamente le misure. Mi permetto l'unico elemento polemico della serata, almeno da parte mia: non si risolvono i problemi del nostro rapporto con lo smartphone vietandone l'uso a noi o ai nostri figli. Anzi, dobbiamo educare i nostri figli ad un uso consapevole e responsabile di questo tipo di dispositivo. Appunto, studiare. Allora, si trasforma la concezione tradizionale dell'etica, criteri e principi delle nostre relazioni con altri esseri, perché questi esseri non sono soltanto umani, sono anche artificiali. Ma cosa sono appunto questi dispositivi? Ma brevemente, sono dispositivi appunto che servono per comunicare, dove, attenzione, comunicare significa trasmettere dati da un emittente a un destinatario. Il nostro comunicare è un comunicare anche empatico e non verbale, è un comunicare, potremmo definirlo in altro modo, creazione di uno spazio comune, trovarci in qualche modo in una situazione in cui ciascuno dona qualcosa di sé all'altro. Non ci serve niente questa idea, su cui si è basata la storia della retorica in Occidente, per capire come funzionano questi dispositivi. Questi dispositivi comunicano trasmettendo dati. Non solo, essi stessi funzionano per mezzo di una trasmissione di dati, quindi funzionano comunicando. E per di più sono dispositivi che aprono ambienti. Questa è la novità davvero degli ultimi anni. La comunicazione non è soltanto comunicazione umana, interumana, cioè in qualche modo trovare uno spazio comune, creare uno spazio comune in cui è possibile interagire verbalmente e non verbalmente. Non è soltanto trasmissione da un emittente a un destinatario, è apertura di un ambiente. La comunicazione è un ambiente. Pensate alla cosiddetta realtà virtuale, su cui non mi soffermo. Però io, io ho vissuto a Genova, quindi sapevo dov'è Palazzo Ducale, anzi chi è che non lo sa, ma se non ero di Genova, cosa facevo? Mi prendevo il Google Maps, eccetera, e camminavo per la città, ma con la testa nelle iconcine, nella freccettina di Google Maps. Io ero nel contempo questa freccettina, ma anche quello che camminava per le strade di Genova. Vivevo insieme in un ambiente reale e in un ambiente virtuale. Se non sono in grado di tenere tutte e due le cose, cosa faccio? Guardo, come fa mia nipote o me, sempre il cellulare, vado dentro, vado contro le persone che incontro nella vita reale. Allora, come sono questi dispositivi? Come funzionano? E qui cominciamo ad avere alcuni problemi di relazione, no? Vi dicevo, la questione etica che voglio porre è una questione di relazione con soggetti che sono
agenti artificiali in vario modo, poi approfondirò ancora meglio, sempre nell'ambito dei dispositivi della comunicazione. Beh, noi sappiamo che anche vi sono programmi secondo cui questi dispositivi parlano, Siri, Cortana, Alexa. Beh, Her, no? Questo film, lei, non è che abbia una faccia molto da furbo, questo signore qui, non so effettivamente se soltanto le macchine sono stupide o anche gli esseri umani, ma ritengo che lo siano anche gli esseri umani, almeno quelli che fanno così, cioè che si innamorano della voce di Alexa o di Cortana o di Siri. Però accade. L'agenzia Walter Thompson, aprile 2018, ha mostrato che il 37 degli intervistati, non in Italia, fortunatamente nel Regno Unito, vorrebbe avere una storia con Cortana o con Alexa. Perché si vede che siamo tutti soli, siamo tutti isolati, però capite che c'è un problema di rapporto. Ambiguo, ambivalente, buono e cattivo. In questo caso certamente segno di stupidità, ma in altro caso, il secondo esempio, se volete poi andatevi a leggere questo riferimento che vi ho dato al progetto FACE, è un uso buono invece di questa possibilità di interazione, perché una faccia che è in grado di in qualche modo interagire, di esprimere determinate emozioni, viene utilizzata per la interazione con bambini autistici e serve moltissimo per la cura di bambini autistici, molto meglio di quanto non possa servire la faccia mia, perché il bambino autistico ha meno timore di qualche cosa che vede che interagisce con lui, ma sa che non è come lui, ma sa che non è umano. Quindi vedete che il problema è tutto collegato alla psicologia, questa relazione in molti casi è davvero legata alla nostra psicologia. E allora, è una questione di antropomorfismo. Beh, qui non potevo non farlo, no? Rutger Hauer in Blade Runner, ci sono cose, ho visto cose che la mente umana va bene, ok, ma avete visto l'altro figlio di Roberto, no? Certamente non è come Rutger Hauer, meno male. Però è antropomorfizzato, certamente, perché? Perché se noi dobbiamo interagire con questi dispositivi, cioè se dobbiamo creare una relazione di un certo tipo con questi dispositivi che comunicano con noi, beh, siamo in qualche modo indotti a caricare di umanità questi dispositivi al punto da pensare addirittura di innamorarci di Siri o di Cortana, oddio mio, e allora in qualche modo pensiamo anche che queste persone, che questi dispositivi artificiali abbiano caratteristiche in qualche modo di persona. Ma qui vengono i problemi. Nel immediato secondo dopoguerra uno studio giapponese ha elaborato la famosa teoria della curva perturbante, dell'Uncanny Valley, vale a dire: quanto più un dispositivo artificiale assomiglia a un essere umano, tanto più nasce il timore, la paura, l'angoscia nella nostra relazione con il dispositivo artificiale. Da qui tra l'altro si comprende perché Philip K. Dick, cioè il romanziere, autore di Blade Runner, costruisce il suo intero romanzo come caccia all'androide, perché è troppo simile all'essere umano, quindi fa paura e quindi bisogna appunto eliminarlo. Dall'altra parte però che cosa succede? Da una parte più simile più abbiamo paura, dall'altra parte, l'esperimento di Heider e di Simmel, noi abbiamo una tendenza ad attribuire proprietà antropomorfe, ad esempio, a oggetti in movimento. Ad esempio, no? Disney ha creato la sua fortuna esattamente realizzando dispositivi artificiali, questo è Cars, che hanno gli occhi, che noi possiamo riconoscere come esseri umani. E questo è il punto,
vediamo se posso tornare indietro. No. E questo è il punto. Il punto è una questione di linguaggio, non guardate queste slide. Il punto è una questione di linguaggio. Noi non abbiamo un linguaggio adeguato a parlare di come operano i dispositivi artificiali. Siamo in qualche modo indotti a umanizzarli, ad antropomorfizzarli. E questo che cosa comporta? Beh, se diciamo un robot decide, un robot agisce in questo e in quel modo, sceglie di fare questo, un robot è responsabile, capite che a questo punto il gioco è fatto. Quantomeno mettiamoci le virgolette, non abbiamo un linguaggio specifico per l'operare, per l'interagire di un dispositivo artificiale, mettiamo almeno le virgolette per segnalare la differenza, per non fare la indifferenza tra essere umano e dispositivo artificiale, tra agire umano e agire artificiale. Vedremo che da un punto di vista etico sarà questo il problema. Sì, perché appunto, e adesso stiamo a questa slide, questi dispositivi artificiali, abbiamo detto, comunicano, e questo certamente, visto che comunicano, aiuta la loro trattazione antropomorfica. Aiuta il fatto che noi possiamo prenderli per esseri umani, possiamo innamorarci di Siri, Cortana, Alexa. Agiscono al punto che si parlava prima e diceva giustamente Roberto, ma no, in realtà, dato che non hanno timore, non hanno paura, non possono morire, non sono punibili. Eppure c'è stato chi, Mary Delvaux, ha presentato pochi mesi fa al Parlamento europeo una proposta di legge appunto relativa alla punibilità dei dispositivi artificiali. Bisognerebbe punire certamente il progettista, il costruttore, il programmatore, il collaudatore, l'utilizzatore, eccetera. Però d'altra parte, se si intende l'agire di questi dispositivi secondo una relativa autonomia che piano piano sta crescendo, ma che possiede, e su cui poi farò due riflessioni, e beh, certamente allora c'è anche una sorta di virgolette, responsabilità che deve essere sanzionata. Il discorso di Mary Delvaux è un po' sognatore, però certamente segnala una questione. Lo stesso il discorso sempre presentato al Parlamento europeo della personalità elettronica, o addirittura, si parlava prima, non possono essere educati, però Regina Rini ha scritto un bell'articolo in cui si dice mo ti educo il robot. C'è questa proiezione, ripeto, questa identificazione, ed è questo il problema. Però appunto i dispositivi artificiali hanno una autonomia relativa. Allora dobbiamo mettere in chiaro che tipo di autonomia è questa. Perché certamente c'è la progettazione, la costruzione, la programmazione, sono responsabili del funzionamento o malfunzionamento, della maleficenza o della beneficenza di questi dispositivi, appunto il programmatore, il costruttore, il collaudatore, il programmatore, l'utilizzatore. Però abbiamo detto, questi dispositivi in qualche modo agiscono secondo un grado diverso di autonomia, interagiscono con l'ambiente, virgolette, imparano da questa interazione con l'ambiente, e quindi molti sono in grado di autoregolare i propri processi, gli stessi robot appunto di cui ci parlava Roberto prima. Però attenzione, questa è la differenza, sono in grado di autoregolare i loro processi, ma non sono in grado di autoregolamentare i loro processi. La differenza è sostanziale, anche se sembrano due parole molto simili. Perché? Sono in grado di applicare determinate procedure, le procedure secondo cui essi sono stati programmati, ma non sono in grado di incidere
sui principi e i criteri che regolano queste procedure. Questo lo può fare soltanto l'essere umano. Può mandare all'aria un determinato scenario, questi criteri e questi principi, e sceglierne magari altri. Il dispositivo artificiale segue la regola, applica, aumenta, sviluppa le sue competenze, ma sempre in questa direzione. E quindi non è la stessa cosa seguire la procedura e scegliere di seguire una procedura, cosa che è tipicamente umana. Quindi, mi avvio alla conclusione. Esiste certamente un'etica delle macchine, un'etica dei dispositivi artificiali. Cosa vuol dire? L'ultima roba che è uscita sull'argomento, 18 dicembre 2018, orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile, documento di lavoro elaborato dalla Comunità Europea, se volete ve lo trovate tranquillamente su internet, non dice molto, nemmeno questo così recente. Volemo se bene, eccetera, bisogna non fare niente maleficenza, solo beneficenza, va bene, ma perché? Il problema è questo, esiste un'etica delle macchine in quanto regolamentazione in base a principi di ciò che le macchine possono fare bene o male a seconda del suo progetto, del loro progetto, del modo in cui sono progettate, costruite, verificate, applicate, collaudate, eccetera, eccetera. Poi esiste un'etica delle macchine nel senso di ciò che possiamo fare noi con le macchine. Vedete che io ho costruito tutto il mio intervento sulla relazione uomo-macchina, quindi nel senso della nostra interazione con le macchine, in dipendenza della nostra capacità di controllarle. Il problema, la novità è questa. Il nostro controllo non è pieno, non è completo. Perché? Perché si tratta di strumenti tecnologici. La tecnica è quella che aumenta il potere e la potenzialità dell'agire umano. Se io non riesco a prendere quella cosa lì, mi allungo oppure prendo un bastone e cerco di tirarlo. Questo è uno strumento tecnico. La tecnologia ha questo grado di, in qualche modo, una sorta di autonomia. Quindi il mio agisce l'apparato tecnologico e quindi il mio agire è un interagire, deve fare i conti con ciò che non è pienamente sotto il controllo dell'essere umano. E da qui nuove libertà, certamente l'abbiamo sentite, ma anche nuove dipendenze. Che fare? La domanda classica. Beh, non c'ho le ricette, non chiedete a me le ricette, però un po' di riflessione sì. Abbiamo un ampliamento delle nostre capacità di azione, ma anche una diminuzione del nostro controllo. Quindi una esaltazione, no, transumanismo, postumanismo, integrazione uomo-macchina ci porterà a nuovi lidi, ma dall'altra parte anche la paura, perché vediamo il nostro controllo diminuire e quindi la necessità di un'etica delle macchine come etica della relazione dell'essere umano con le macchine. Poi, dall'altra parte, nuove libertà. Le macchine sono appunto spin-off dell'umano, più o meno antropomorfizzate, più o meno capaci di entrare in rapporto con l'essere umano. C'hanno le mani perché appunto così possono, secondo una famosa copertina di un famoso libro sulla Roboethics, stringere la mano all'essere umano, addirittura essere impiantata la mano. Notizia dell'altro giorno, una signora amputata ha avuto un impianto di mano robotica che funziona ormai perfettamente. Speriamo che poi a un certo momento, come è capitato in passato, la riconosca come sua e non la rigetti psicologicamente, come appunto è capitato in passato secondo la legge di Makashiro Mori. Dall'altra parte il problema qual è? Quello della servitù volontaria. Fanno tutto le macchine e noi ci adattiamo alle loro regole. No, né l'una né l'altra. Ci vuole una relazione corretta, una relazione etica, semplicemente basata su questo. È banale. L'essere umano potrà entrare in una giusta relazione con le macchine solo se non concepirà le macchine come gli esseri umani, né se concepirà gli esseri umani come macchine. Guardate che ci sono tendenze sia nell'un senso che nell'altro senso. Una tendenza alla indifferenza, alla indifferenziazione. E invece, per impostare correttamente, solo impostare correttamente il problema della relazione uomo-dispositivi artificiali,
molto semplicemente bisogna concepire le macchine come macchine e gli esseri umani come esseri umani. Grazie dell'attenzione. Ecco, non fatevi spaventare da questa immagine. Sì, è un'immagine appunto della nuova dipendenza, ecco, nuovi rischi di dipendenza dalle macchine che, con cui abbiamo a che fare. Poi tutti i giorni siamo imbrigliati, siamo attaccati a queste macchine, eccetera. C'è un problema nostro, non è un problema della macchina, chiaramente. Le macchine sono fatte per essere usate. Bene, grazie ancora al professor Fabris per questo suo contributo altrettanto lucido e direi ficcante come quello di prima. E allora adesso vogliamo procedere ancora con qualche risposta o domanda da parte vostra all'interlocutore. Direi che ci siamo integrati. Sentiamo invece il pubblico, domande del pubblico. Noi siamo, sento che c'è un ottimo accordo fra i due relatori, e quindi si apre lo spazio alle domande del pubblico, è un'interazione. Se ti interessa ti regalo quello. Volevo, se mi viene la mail poi te lo mando, ti mando il PDF perché uscirà tra qualche tempo. Ho il biglietto, perfetto, grazie. Volevo chiedere una chiarificazione su questo aspetto. Il professor Fabris ha sottolineato il fatto che le macchine rispondono a delle regole impostate, diciamo, dal programmatore. Ma nel momento in cui si sta sviluppando l'autoapprendimento della macchina, e quindi la macchina che è in grado di far crescere la propria conoscenza, immagino che possa far crescere anche il numero di regole, ma queste regole non sono più impostate dall'umano, sono impostate dalla macchina stessa. Allora, cosa potrebbe cambiare in quell'aspetto? Si risponde subito? Come volete, o aspettiamo di fare sentire qualche altra domanda? Sì, buonasera. Abbiamo la tecnologia oggigiorno per intercettare i cloud? Ai fini del controllo? Cosa intende intercettare? Intercettare i cloud. Cosa intende specificamente? Per poterli controllare. Controllare. Intanto. Sì, mi sembra che abbiamo poca scelta, cioè l'uomo medio ha pochissima scelta riguardo dei robots, di qualsiasi nuova invenzione che succede. E ci saranno dei benefici, ma i più tanti secondo me sono negativi. Ad esempio abbiamo visto cosa è successo in Inghilterra, un aeroporto ha dovuto chiudere e ha dovuto sprecare un sacco di soldi, di tempo, i passeggeri non tutti su una spiaggia praticamente, perché qualcheduno ha fatto circolare qualche cosa nel cielo. Voglio dire, non mi piace questo tipo di roba, proprio odio le macchine di qualsiasi tipo. Grazie. Grazie. Buonasera. Quando il professor Fabris dice interagisco con la macchina, però non ho tutto sotto controllo, è vero,
però secondo me quello che non ho sotto controllo io è perché ce l'hanno sotto controllo altri uomini. Se penso al cellulare, quelli che mi impongono la pubblicità, quelli che usano i miei dati per venderli, tutti questi controllano la parte che io non controllo. Sì, buonasera. Mi ricordo alcuni anni fa avevo letto un racconto di fantascienza in cui un uomo scopriva che riusciva a calcolare tramite le operazioni aritmetiche, senza l'utilizzo della calcolatrice o del PC. E gli altri uomini attorno si chiedevano come diamine facesse. E lui aveva scoperto in un vecchio libro le operazioni aritmetiche. Cioè era riuscito a scegliere di poter fare lui un'operazione sottraendola alla macchina. Mi allargo un po'. Adesso stanno studiando il sistema per rendere autonoma la guida. Fra qualche anno sono convinto che esseri umani perderanno questa capacità, la capacità di guidare. È vero che ci sono molte morti dovute alla mancanza di attenzione della mente umana, ma mi chiedo e vi chiedo, la tecnologia, l'intelligenza artificiale, è un modo per attivare la mente umana o per passivizzarla? Perché più il tempo passa e più attorno a me vedo un deficit di attenzione. È nota quella correlazione fra l'utilizzo di macchine, intendo gli smartphone e quant'altro, e un deficit di attenzione costante, progressivo. Addirittura siamo sotto la soglia del pesce rosso. Vorrei che mi diceste qualcosa in merito. Grazie. Possiamo chiudere, abbiamo abbastanza carne al fuoco, direi. Io avrei voluto fare una domanda sul transumano, ma lascio parlare gli altri. Devo andare io? Allora, alla prima domanda, poi risponderà meglio Cingolani, però l'autoapprendimento, cioè tra virgolette, cioè le macchine che imparano dai propri errori o dagli errori degli altri, avviene sempre secondo una determinata impostazione, secondo le regole secondo cui la macchina è stata impostata. E questa è la differenza tra autoregolazione e autoregolamentazione. Non c'è questa capacità di, virgolette, autoriflessione che incide su quelli che sono i criteri, i principi generali secondo cui un determinato tipo di apprendimento viene impostato e stabilito, almeno allo stato attuale, almeno allo stato attuale. Poi bisognerà vedere se questa situazione, questa impostazione cambierà, ma allo stato attuale è così. Per entrare nei cloud, ecco, non so rispondere alla domanda, penso che si possa dare una risposta più tecnica. È un discorso anche politico, però, certamente, che non viene sicuramente impostato in questi termini. Così come è un discorso politico quello dei big data, di questa enorme quantità di dati che vengono elaborati e in cui noi continuiamo a muoverci in maniera più o meno consapevole e che produce una serie di conseguenze. Andate a chiedere ad un giornalista come è cambiato il suo mestiere nel mondo dei big data. Porsi questo problema è certamente una questione all'ordine del giorno oggi.
La signora dice si sente in una situazione di difficoltà, di scarsità di scelta. È certamente, ripeto quello che diceva adesso, un problema di giustizia e quindi è un problema etico. Però non credo che si possa affrontare questa questione esattamente come facevano i luddisti nel Settecento, cioè distruggendo le macchine, perché abbiamo visto non funziona, cioè c'è un impulso, qualche decennio prima Adam Smith parlava di mano invisibile che spingeva in una determinata direzione, c'è un impulso che va al di là della capacità dell'essere umano di fermare o di modificare un determinato corso. Quello che può accadere è, all'interno dell'ambito delle competenze, della libertà, dello spazio di azione dell'essere umano, fare le scelte giuste nella relazione appunto con questi dispositivi. Allora, le ultime due domande sono quelle che mi sollecitano davvero molto di più, perché sono di prospettiva, sono meno tecniche, quindi posso muovermi con un pochino più di agio. Ora, il discorso del controllo, è vero da un certo punto di vista che se non abbiamo il controllo noi ce l'hanno altri, nella misura in cui certamente hanno le chiavi di quel mega dispositivo, di quella stanza con il computerone che elabora determinati dati, eccetera, e può pertanto utilizzare tutta una serie di informazioni che più o meno coscientemente io posso dare. Però attenzione, io sto parlando di un'altra cosa. Il controllo è quello di controllo delle conseguenze di determinate azioni. Allora, qui vi prego di fare attenzione, sta accadendo una cosa che in passato non è mai accaduta. Vale a dire, prima, in passato, l'azione è relazione umana, l'essere umano più o meno liberamente dava l'avvio a determinate conseguenze della propria azione, a determinati effetti. Poi questi effetti si combinavano con altri effetti e quindi a lunga scadenza veniva meno il controllo dell'essere umano. Però almeno l'input e entro certi limiti una serie di conseguenze l'essere umano era in grado di controllarle e quindi era dichiarato responsabile. Questo accade tuttora ovviamente per l'agire dell'essere umano, non è che è irresponsabile, ma ora c'è un elemento in più, c'è appunto l'interazione con il dispositivo artificiale, quando viene utilizzato e usato il dispositivo artificiale, perché anche questo dispositivo in qualche modo agisce, si interfaccia con un determinato contesto, con un determinato ambiente, impara, virgolette, da questo ambiente, compie determinate azioni di conseguenza e quindi il quadro è molto più complicato. Quello che è stato impostato secondo un'azione libera dall'essere umano, progettatore, costruttore, eccetera, eccetera, ha una serie di conseguenze che sono ancor più imprevedibili di come non potevano essere imprevedibili le azioni dell'essere umano a lunga scadenza che interfacciavano soltanto con l'ambiente o con gli altri esseri umani. La storia era l'ambito di questa imprevedibilità, anche se c'era qualcuno che cercava di individuarvi una razionalità e un senso. Oggi tutto questo è molto più complicato per il motivo che vi dicevo. C'è una eterogenesi dei fini. Ed è questo che dobbiamo pensare e sulla base di questo che ci dobbiamo comportare. Le etiche applicate, le cosiddette etiche applicate, bioetica, etica della comunicazione nelle sue varie articolazioni, etica economica, etica pubblica, etica dell'ambiente, vogliono pensare esattamente questo. Cioè, che cosa accade in un contesto in cui non abbiamo il controllo pieno delle conseguenze? Non l'abbiamo mai avuto, ma adesso ancora meno. Come agire bene in questi contesti in cui altri agenti agiscono indipendentemente dall'agire dell'essere umano?
Rispetto alla domanda del collega in fondo, c'è una regola, c'è una legge che è propria della storia dell'umanità, in particolare della storia della comunicazione, così faccio un elemento molto chiaro. Questa regola è che la storia si sviluppa per accumulo, non per sostituzione. Mi spiego. Quando l'essere umano ha incominciato a utilizzare la scrittura, a imparare a scrivere, eccetera, sì certo, i filosofi sanno che alla fine del Fedro Platone, ironicamente perché lo fa attraverso un testo scritto, incomincia a mettere in bocca a Tao e Tamos una serie di invettive contro la scrittura. La gente dimenticherà, la memoria non servirà più, non interagiremo più. Sì certo, c'è una modifica antropologica, però non c'è stato il soppiantamento della comunicazione verbale con la comunicazione scritta. Quando la televisione è diventata, la comunicazione per immagine è diventata massiva, non per questo abbiamo dimenticato di parlare e di leggere e scrivere. E lo stesso vale per internet. Lei mi dirà, ma guardiamo i nostri ragazzi. Sì, certo, è vero. È vero perché quanto più aumentano le nostre capacità comunicative, espressive, di interazione con i dispositivi tecnologici, tanto più c'è meno spazio per noi di fare soltanto una cosa, soltanto di parlare, e la sera, invece che raccontare le storie davanti al fuoco, vediamo la televisione, tanto meno appunto c'è spazio per fare tutto. Ma questo è un compito. Noi dobbiamo essere in grado di trovare il giusto equilibrio per ciascuno di noi in modo tale che nessuna delle componenti dell'umano, delle sue espressioni, vengano meno. Questo è il compito, questo è un compito educativo. È giusto per... questa è la cosa da attivare. Non è che necessariamente le tecnologie hanno conseguenze o attivizzanti o passivizzanti. Dobbiamo insegnare noi e dobbiamo imparare noi a aumentare nella maniera giusta e buona la loro opportunità e il nostro, la portata del nostro agire. L'esempio finale, chiudo, della guida autonoma è un esempio molto istruttivo, molto istruttivo. Che cosa? C'è già un problema di fondo per far sì. Dunque, questa tecnologia effettivamente c'è, mettete assieme quello che c'è adesso nelle varie automobili, il navigatore satellitare incorporato, la capacità di mantenere la distanza dall'altra, il regolatore della velocità, mettetele tutte assieme e poi dovete metterle però in un contesto di regole assolutamente condivise e comuni, vale a dire tutti quanti quando c'è il rosso si devono fermare. Mettete una macchina guidata autonoma a Napoli e vediamo che cosa succede. Ma a prescindere da questo, bisogna cercare di anticipare il più possibile, ce l'ha spiegato bene prima Cingolani, nella programmazione, nella progettazione, la macchina è molto più potente perché calcola molto più velocemente di noi gli scenari e le possibili conseguenze. Però per farlo bisogna in qualche modo mettere i criteri e i principi. Allora, secondo il famoso la simulazione del carrello della Filippa Foot, vabbè, ve lo risparmio, ma insomma, se noi abbiamo una macchina che si trova a un certo momento davanti a due possibilità, ammazzare, andare a sinistra e ammazza tre persone anziane, andare a destra e ammazza un bambino, cosa deve fare la macchina? Poi le complicazioni ci sono, da una parte c'è il semaforo, quindi a sinistra c'è il semaforo, ma ci sono dei ladri che stanno attraversando con il semaforo verde, a destra c'è il semaforo è rosso, ma ci sono i bambini che stanno attraversando con il semaforo rosso. Cosa deve fare la macchina? E se poi è in gioco anche la salute dei bambini, delle persone che sono nella macchina stessa, cosa deve fare la macchina? Sapete cosa ha fatto l'MIT? Ha messo online, adesso l'esperimento è finito perché è una cosa iniziata almeno un paio d'anni fa, comunque è ancora in rete, se volete andate a vedere moralmachine.mit.edu. Ha messo in rete una miriade di queste alternative e ha detto alle persone scegliete
e poi alla fine programmeremo la macchina sulla base della maggioranza, di quello che ha scelto la maggioranza. È uscito recentemente un articolo che ha preso i risultati di questa roba, che vede, si vede che più o meno gli esseri umani utilizzano il principio dell'utilità per fare queste scelte. Però sono gli esseri umani che scelgono. Capite? Quindi questo è il punto. Siamo noi alla fine che scegliamo, e la macchina, anche la macchina a guida automatica, deve essere poi programmata sulla base di queste scelte. Personalmente ritengo che in questo caso il discorso sia male impostato, ma non voglio prendere altro tempo alla risposta dei Cingolani. Dunque, sarò molto breve. Come spunto di riflessione serale, poi diciamo ognuno mediterà a modo suo. Prima il signore che ha fatto la prima domanda ha detto le macchine imparano e quindi a un certo punto assumono coscienza. Questo è un argomento molto dibattuto, perché essere una macchina che impara non vuol dire prendere coscienza. La macchina senziente, che di solito è vivente, non è artificiale, avere una coscienza, quindi essere senziente, è una cosa ben diversa da aver imparato. Imparare per una macchina è una cosa molto semplice. Date delle condizioni, c'è questa temperatura, c'è questa gravità, c'è questa luce, che ne so, tutte queste cose qui. Quindi date una serie di condizioni di contorno, date un algoritmo, la macchina calcola questo algoritmo per valutare qual è la probabilità che un certo evento succeda. Se deve scegliere, sceglie l'evento in base ad una direttiva, per esempio quello che fa meno danno, che ha minor probabilità di fare danno. Quindi la macchina quello che fa è assolutamente risolvere un'equazione complessa con una serie di input e di regole messe all'origine, che la mette il programmatore, e calcola la probabilità che diversi scenari si verifichino, e poi sceglie in funzione delle direttive che gli sono state date. Può fare questa cosa sempre meglio, imparando, memorizzando gli scenari, imponendosi di ricalcolare le cose ogni volta che uno scenario cambia, ma avere coscienza è una cosa diversa. Avere coscienza vuol dire: voglio lasciare un futuro ai figli, ho una specie da procrastinare, non voglio morire, ho dei ricordi sulla base dei quali faccio delle cose, è una cosa diversa. E lì ho l'impressione che non, con l'intelligenza algoritmica non ci siamo. Forse il vero danno di tutta la storia è che chiamiamo due cose profondamente diverse con lo stesso nome, intelligenza. Sono proprio due cose diverse. Non ce la caviamo dicendo che è intelligenza, una naturale e una artificiale. Una è intelligenza, la nostra. L'altra è un'altra diavoleria, che possiamo chiamare la capacità di calcolo ad altissima velocità, no? Basata su una quantità di dati enorme, tutto quello che vogliamo. Ma l'intelligenza è una cosa diversa, che poi è la sfida. C'ho il cesso rotto, riparalo. E lì non c'è supercomputer che lo sappia fare. Ma non è una battuta, cioè, è vero. A questo proposito, la signora prima diceva non mi piacciono queste macchine, ha fatto questo esempio interessantissimo del drone che ha bloccato Heathrow, no, Stansted. Signora, guardi, le parla uno che pur sviluppando tecnologia non ha nemmeno WhatsApp. Io ho solo il telefono, un solo numero, mi serve per telefonare, e la mail, perché è obbligatorio a livello professionale. Non sono sui social, non ho niente, quindi sono un eremita dal punto di vista digitale. Ma le faccio una domanda. Lei non sopporta la macchina o non sopporta l'imbecille che ha pilotato il drone su Stansted? Perché è una cosa un po' diversa. Il drone non ci sarebbe mai andato da solo su Stansted. C'era un imbecille che l'ha fatto. Allora, ma il problema è questo. Io gliela dico in un altro modo, allora. Se io guidassi a 90 all'ora qui su via 20 Settembre e cominciassi a fare bullying con le persone, lei se la prenderebbe con le automobili o con me che sono un pazzo alla guida? Cioè, alla fine, noi non siamo ancora molto familiari con certe tecnologie, ma il problema è sempre l'utilizzatore. Perché le posso garantire che nessun drone andrebbe su Stansted o in altro posto se non fosse programmato per farlo. Allora il problema è: o tu l'hai programmato o ce l'hai guidato, oppure quello semplicemente non si alza in volo, perché non c'è il task, non c'è. Per cui capisco la reazione, ma se, io non le voglio mettere, per carità di Dio, una parola in bocca, però secondo me la reazione non è quella di dire non sopporto la macchina, è: noi umani non siamo pronti a sfruttare al meglio le macchine, che pure le costruiamo. E allora qui potremmo ritornare indietro di 100 anni, quando in via Panisperna hanno scoperto la scissione dell'atomo. Fermi con la gente lì.
potevano fare le centrali nucleari per produrre energia o potevano fare la bomba atomica. La prima cosa che abbiamo fatto è stata una bomba atomica, ma è un problema nostro, perché abbiamo il mito del maschio alfa, dobbiamo menare qualcuno per dire sono più forte, mangio io per primo, mi riproduco io per primo. È proprio, noi siamo una specie parassita. L'essere umano consuma il suo ecosistema e domina sulle altre specie e si mette in cima a qualunque catena alimentare. La tecnologia per noi è uno strumento di potenziamento. Allora, riflettiamo su questo punto. Quale specie vivente cambia l'ecosistema per sopravvivere? Nessuna, tranne l'uomo. Quale specie vivente prende degli strumenti esterni per aumentare le sue performance? Inizialmente era la selce per tagliare, poi la leva per sollevare, poi la ruota per andare più veloce, poi il fuoco per scaldare e sterilizzare, poi la catapulta, poi la polvere da sparo, poi il computer. Allora, per 16.000, il primo manufatto noto risale a 16.000 anni fa, era un vaso di terracotta trovato in Giappone. In 16.000 anni, sino a 30-40 anni fa, noi facevamo solo roba che ci faceva diventare più potenti fisicamente. Per noi l'aumento di performance a scopo di menare qualcun altro, no? Di mangiare la mucca, di essere dominanti, era solo fisico. Recentemente è diventato anche, diciamo, computazionale, quindi mentale, ancora più forte, ancora più potenti. Per essere in cima alla catena alimentare, cambiamo il corso dei fiumi, avevamo 1 milione di specie animali, ne perdiamo 1000 all'anno. Oggi l'umanità vive con 9 specie vegetali, riso, grano, tutte le altre migliaia non servono. La biodiversità la uccidiamo perché noi mangiamo riso, quelle, e il resto non serve. Errore madornale. Noi cambiamo l'ecosistema per dominare. È una specie parassita. Quando avrà consumato il pianeta andrà da un'altra parte. La tecnologia serve a quello, andare da un'altra parte e invadere. Allora, il signore che prima diceva la macchina automatica, io sono meno attento di un pesce rosso. Un momento. Allora, io... La statistica nel mondo avanzato, nel G20, dice che si perdono 2 ore al giorno per guidare la macchina per andare a lavorare, no? Allora, se io quelle 2 ore potessi stare in macchina con mio figlio mentre lo porto a scuola e ripetere con lui i compiti della giornata, oppure fare studiare le prime cose che devo studiare, o parlare con i miei collaboratori, e quindi tutto sommato lo potessi investire quel tempo per migliorare la mia vita, avere più rapporti con mio figlio, con i miei amici, con le persone, non sarebbe poi male avere una macchina che mi porta al posto di lavoro o dove voglio andare e io nello stesso tempo posso fare qualcosa di meglio. Se invece sono così idiota che sto in macchina, mi faccio portare e gioco con un videogioco, allora sono peggio di un pesce rosso. Ma scusate, il problema non è che la macchina mi dà l'opportunità di usare meglio il mio tempo, il problema è se io sono così imbecille che lo uso male, o se sono così imbecille da pilotare un drone a Stansted invece che utilizzarlo per vedere casomai se c'è un disperso in una catastrofe. Cioè, quel drone lì salva la vita alle persone facendo lo stesso mestiere, usato nel posto giusto al momento giusto. Usato nel posto sbagliato, nel modo sbagliato, è una cosa stupida, come qualunque tecnologia. La lavatrice... È vero che ha fatto scomparire quelle che lavavano il fiume, però ci ha liberato del tempo per fare qualcosa di più utile. Allora, se io interpreto tutte le tecnologie come un potenziamento delle mie performance come essere umano e utilizzo il tempo che libero per essere più bravo, per vivere meglio, per coltivare le mie amicizie, i miei figli, per produrre di più, per generare cultura, per generare arte, cioè uso il mio tempo in maniera etica, ma ben vengano le tecnologie. Se prendo un cuscino e lo uso per soffocare una persona, sono ovviamente un delinquente, il problema però non è il cuscino. Eppure il cuscino non è una tecnologia, è la cosa meno offensiva che esista. Potremmo andare avanti per ore. Il 737 che ha fatto crollare le torri gemelle non era un'arma da guerra, era un'arma da trasporto civile che doveva rendere la vita degli umani migliore. Utilizzato da un pazzo è diventato un'arma di distruzione di massa. Scusatemi. Il vero unico pericolo che c'è su questo pianeta è fatto da 6 atomi, siamo noi. E finché noi non siamo in grado di coltivare la nostra intelligenza, è inutile che ci preoccupiamo dell'intelligenza artificiale. Noi non riusciamo a trovare le regole di convivenza con i nostri simili, però facciamo lezioni come dovremmo fare le convivenze con le macchine. È ai limiti del penoso. Siamo il peggior maestro che esista. Dovremmo molto riflettere sulle nostre incapacità, invece che stare a dare lezioni a macchine che... oggettivamente si spengono, scaricano la batteria e si fermano lì. Sono un po' pessimista su questo, mi rendo conto, però diciamo con l'età avanzano i miei dubbi sulla mia specie, non sull'altra. Bene. Allora,
Grazie ai nostri interlocutori che ci hanno riportato insomma, alla centralità sempre del problema dell'uomo, dell'umano, piuttosto che quello della macchina. Bene, grazie, ricordo l'appuntamento di giovedì prossimo per i problemi del lavoro e grazie a tutti gli intervenuti e a tutto il pubblico, oltre che ai nostri relatori. Domani buttano giù un pezzo del ponte, quindi è un chilometro che ci viene a trovare. Oh, grazie.